Quando si parla di nanotecnologia non si parla solo quindi del tentativo di svelare i segreti della natura con strumenti di caratterizzazione molto spinta fino alla nanoscala, che ho omesso di dire è tutto ciò che è confinato entro i 100 nanometri, per rendere un'idea di cosa stiamo parlando, è il miliardesimo di un metro. In realtà si è scoperto che nel nostro patrimonio culturale molto spesso, inavvertitamente, le nostre maestranze, per esempio, hanno utilizzato le nanotecnologie in maniera assolutamente inconsapevole. È il caso delle vetrature delle cattedrali gotiche, questo è il San Michele di Chartres. Si è scoperto che quando i massi vetrai impastavano il vetro e introducevano delle particelle d'oro, pochissime parti per milione di particelle d'oro, loro lo facevano perché ottenevano quella mutevolezza del colore rosso, in particolare sotto la luce, che era assolutamente affascinante e tuttora la possiamo osservare. Quando in realtà loro hanno preso questa iniziativa, magari anche segretamente, in realtà hanno creato degli effetti di tipo plasmonico, cioè ciò che oggi la fisica riesce finalmente a spiegare. Ossia, nel momento in cui la radiazione solare dall'esterno passa attraverso questi vetri e incide sulla superficie esterna e quindi contatta gli elettroni esterni delle nanoparticelle di oro, subisce una sorta di eccitazione elettromagnetica. Di un ordine di grandezza pari a 100. E quando entra all'interno questa radiazione elettromagnetica, ha la proprietà di disgregare i famigerati composti organici volatili, ossia sostanze tossiche in qualche maniera che stanno nell'ambiente confinato e che possono essere potenzialmente dannose per il futuro dello spazio interno. E quindi in questo caso le vetrature gotiche funzionano come purificatori d'aria. Un altro esempio simile, sempre dovuto alle nanoparticelle d'oro, è la coppa di Liburgo, che è una coppa di vetro di età tardo-romana, anche qui sono state usate nella pasta le particelle d'oro, e questa era oggetto di una sorta di piccolo giallo scientifico, perché non si riusciva a spiegarsi, scusate, per quale ragione una luce bianca posta al suo interno ne cambiava il colore da verde a rossastro. Anche in questo caso si ha un fenomeno di interferenza con la luce bianca posta all'interno. In pratica le nanoparticelle d'oro in questo caso fungono da filtri di parti ampie dello spettro e permettono un solo passaggio della luce colorata, come vediamo in basso. Altre gamme di materiali tuttora oggetto di ricerca nel campo delle nanotecnologie sono i cosiddetti self-healing, cioè quelli in grado di ripararsi, di curarsi da soli. L'idea che sottostà a queste ricerche recenti, questa ricerca è svolta presso il MIT al momento, risiede nell'idea appunto di incapsulare materiale coescente all'interno di una matrice di restante materiale portato a compimento, cioè finito, che entra in gioco nel momento in cui c'è una frattura, quindi nel momento in cui avviene un fenomeno di rottura del materiale. Questo materiale quindi entra a contatto con la matrice esterna, in presenza di catalizzatori si induisce o prende le proprietà dell'altro materiale della matrice, quindi ripara tutto il manufatto, il materiale di base. Ebbene, anche in questo caso ci sono dei precursori. Da tempo si è osservato che i cometi di malta di calce presenti in alcune chiese britanniche avevano le proprietà di autoripararsi, ossia si formavano delle fessurazioni, di qua le fessure lì, che nel tempo tendevano poi a sparire definitivamente, non in maniera ciclica. Questo è stato spiegato di recente in questi termini. Vi era all'interno delle fessurazioni della calce ancora non reagita, che entrava a contatto con l'acqua, magari piovana, e la nitride carbonica, e quindi avvengono in serie i due fenomeni di idratazione, esperimento della calce e poi di carbonatazione, e quindi il materiale in qualche maniera tendeva a ripararsi autonomamente. Sempre la carbonatazione è uno strumento utilizzato presso l'Università di Firenze in questo caso per riparare gli affreschi e proteggerli, restaurare nella fase di restauro e protezione degli affreschi. Il metodo Ferronitini, che è quello che si è diffuso qualche decennio fa, si avvale oggi delle nanotecnologie e quindi di sistemi più sostenibili rispetto a quanto veniva qualche anno fa per questo tipo di procedure.
qui vi riporto dei risultati ottenuti presso il laboratorio di nanotecnologia di Lecce, nei quali si è pensato di applicare dei coating super idrofobici sulla pietra leccese, sia a scopo protettivo sia allo scopo di quindi di proteggere il paramento esterno della pietra, ma anche di renderla particolarmente idrofobica e quindi proteggerla da eventuali fenomeni di degrado. E si vede come prima e dopo il trattamento idrofobico, dall'essere particolarmente idrofilico il materiale, poi la goccia di liquido tende a rimanere all'esterno. Qui invece l'idea era quella di mostrare come la contaminazione reciproca tra il mondo della ricerca scientifica e quello dell'arte può essere biunivoco, cioè può andare in più direzioni. Questo è il water cube di Pechino, dei Giochi Olimpici. Gli architetti si sono dichiaratamente ispirati alle antipodes, cioè alle molecole del C60 e del C70, che sono quelle di cui accennavo prima, del professor Smolli e del professor Provo. Quindi nulla a che fare con le nanotecnologie, però l'architetto ha deciso di citare le nanotecnologie a livello puramente formale come forma di ispirazione. La cosa interessante è che invece quando Smolley e Croto scoprirono per la prima volta intorno alla metà degli anni Ottanta queste molecole, da un lato le chiamavano buckyballs perché ricordano il pallone da calcio, dall'altro tutta la gamma di questa famiglia di materiali fu chiamata fullereni, in onore dell'architetto americano Buckminster Fuller, il quale negli anni 60 costruiva le sue cupole geodetiche, questa è quella di Montreal del 67 dell'Esposizione Universale. E poi si è scoperto ancora che allineamenti di nanotubi di carbonio, che sono un po' le star delle nanotecnologie, almeno nelle ricerche in corso negli ultimi anni, in realtà si è scoperto che allineamenti di nanotubi di carbonio erano presenti su questa antica lama damascena, e quindi le conferivano quella particolare resistenza che si cercava di imitare. Quindi finora si è visto come le nanotecnologie possono avere elementi di contatto con il mondo del patrimonio culturale e con la natura, cercando di svelarne segreti e insegnamenti, ma in realtà le nanotecnologie non sono necessariamente uno strumento, una disciplina che deve puntare a produrre nuovi materiali completamente innovativi. Nanotecnologie possono significare anche, infatti vengono definite le end technology, possono anche permettere di ottimizzare la quantità di materiale utilizzato, quindi ridurre la materia prima necessaria per esempio per un processo produttivo, e contemporaneamente ridurre la quantità di energia necessaria per quel processo. Questo può diventare quindi il fattore vincente delle nanotecnologie, quindi perché può, in una sorta di gradazio, può portare a una conservazione di risorse, efficienza energetica, risparmio energetico, e questo si traduce necessariamente in termini di sostenibilità di approccio. Qui è un po' spinta l'idea di come già oggi, allo stato dell'arte, le nanotecnologie potrebbero penetrare all'interno di uno spazio confinato, ad esempio in questo caso una tipica camera d'albergo. Nanotecnologie si potrebbero già avere a disposizione come rivestimenti antibatterici a base di nanoparticelle d'argento per gli oggetti d'arredo come le sedie, oppure i tendaggi possono essere utilizzati come purificatori d'aria, così come si può pensare a rivestimenti self-cleaning per gli arredi sanitari, oppure all'impiego di OLED e dispositivi sempre basati sulle nanotecnologie per esempio l'illuminazione artificiale o per proiettare immagini e guardare. Ma anche l'aspetto della sensoristica è un campo interessante nell'ambito delle nanotecnologie. Questa immagine un po' esaspera, ma in realtà non siamo distanti dal momento in cui sarà possibile disporre di sensori per controllare che sono i parametri corporei, oppure prevedere malattie o combatterle. Così come il design si avvale già di nanotecnologie per realizzare oggetti preesistenti ma più resistenti e dal design eventualmente innovativo con queste proprietà in più. Una sfida tuttora aperta nel campo delle nanotecnologie è quella del fotovoltaico, in particolare del fotovoltaico di terza generazione. È noto che presso il laboratorio di nanotecnologie sono tuttora in corso ricerche con partner industriali